Inaugurata al Valencianum di Vibo Valentia, la mostra di Oliverio Toscani, uno dei pubblicitari più famosi al mondo, autore della campagna Benetton. Un personaggio discutibile e discusso per il suo approccio diretto, quasi violento con il pubblico. Un'esuberanza dimostrata anche ieri, quando si è presentato a Vibo Valentia per tenere a battesimo la sua mostra fotografica. Dopo la Lectio Magistralis e il taglio del nastro, pare che il fotografo più conosciuto al mondo abbia rifiutato un selfie con uno studente. «Potresti essere un mafioso», si sarebbe giustificato il fotografo, una battuta di cattivo gusto che ha scatenato l'ira e lo sdegno della popolazione vibonese. Polemiche a parte, torniamo alla mostra fotografica intitolata Razza Umana, una serie di scatti realizzati nelle piazze di tutto il mondo, dove il maestro del click è riuscito a cogliere espressioni, caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e culturali della nostra penisola. Razza Umana è uno studio socio-politico, culturale e antropologico, spiega Toscani. Fotografiamo la morfologia degli esseri umani per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo, per capire le differenze. Non siamo tutti uguali, anzi, siamo uno diverso dall'altro. È lì dove dobbiamo avere rispetto, nella differenza. Questo ha spiegato ai ragazzi oggi qui a Vibo Valentia? Ho spiegato ai ragazzi oggi, sì. Gli ho detto di smetterla di essere campanilisti, localisti, regionalisti, calabresi, quella, perché tutto questo crea violenza, soprattutto su di loro. Dimentichino di essere calabresi, di essere di Vibo, di essere... basta. Il localismo, il campanilismo e il nazionalismo hanno sempre creato violenze e guerre. La mostra fotografica di Oliverio Toscani, allestita al Valencianum di Vibo Valentia, resterà aperta al pubblico fino al 20 novembre. Cristina Iannuzzi per l'ACI News 24.